Ciao ragazze, ciao ragazzi! Allora, sicuramente avrete visto da qualche parte sul web girare questi video di queste ragazze asiatiche, che per lo più, se non sbaglio, sono cinesi, che fanno delle trasformazioni con il make-up pazzesco, nel senso si cambiano proprio la forma del viso, la forma del naso, e vanno da, veramente, da 0 a 100 in pochissimi minuti e riescono a fare dei miracoli. Quindi oggi voglio provarci anch'io. Logicamente non ho i tratti asiatici, quindi, ma faremo del nostro meglio, faremo del nostro meglio. Ho tutto l'occorrente, mi sono attrezzata proprio con tutte le cose che usano loro. Quindi iniziamo e vediamo che cosa ne esce. Ok, molto spesso in questi video trasformazione loro iniziano da perfettamente struccate eccetera e poi tolgono tutto, e una delle cose che tolgono per prime, se notate, è lo scotch, quindi il nastro adesivo che vanno ad utilizzare per rendere la mascella, il viso sostanzialmente più ovale e più appuntito, perché tendono ad averlo magari un po' troppo rotondo. Devo dire che in questo mi riconosco molto bene anch'io, perché anch'io ho sempre odiato, vabbè, ve lo dico, sì, ho sempre odiato il mio viso un po' rotondeggiante, e quindi vedremo se con lo scotch riusciremo a renderlo più sottile e appuntito. Non mi convince tanto sta cosa di usare lo scotch, perché ho paura di farmi male, ma ci proviamo. Allora, teoricamente dovrei andare a metterlo dal mento fino a dietro l'orecchio. Quindi una specie di effetto lifting. Ok, temo si veda, ma ho fatto del mio meglio. E stranamente tiene anche, sembra tenere. Ma non vedo tanta differenza. Ditemi voi, adesso proviamo ad applicarlo anche dall'altra parte, follia. E lo portiamo dietro l'orecchio. Beh, forse adesso un po' di differenza la vedo. Oh mio Dio! Cioè, funziona, vabbè. Mi fa un po' il doppiamento però. Non è che andrei in giro così, ma non mi sembra male come cosa però. Cioè, perlomeno un po' di differenza mi sembra di vederla. Ok, estremissimo, devo abituarmi a parlare con lo scotch sul mento, insomma. Vabbè. Comunque, adesso passeremo al naso. Quello che fanno loro, visto che hanno il naso un pochino più, diciamo, piatto rispetto al nostro, vanno ad usare questa pasta, ed è esattamente quella che si utilizza, quella famosa, sono riuscita a reperirla su eBay, se non sbaglio su Amazon, ed è la Nose and Scar Wax, quindi è una cera modellante fatta apposta per andare a scolpire il naso oppure per creare delle cicatrici finte. Ok, ne ho prelevato un pezzettino, vado a scaldarlo tra le mani. Sembra plastilina, sembra Play-Doh. Ok, fino ad ottenere una specie di vermicello del genere, e poi vado a... mettiamolo ancora un po' qui sull'estremità, e poi vado ad applicarlo sul naso, praticamente. In questo modo. Non è affatto semplice, è una cosa che non ho mai fatto, quindi non so che cosa possa uscirne, vi dico la verità. Va premuto e poi steso. Premuto e steso, quindi. Premo. Estendo. Però devo dire che si amalgama bene e riesco a capire com'è che fanno a farlo funzionare, anche se devo dire che secondo me, per fare un naso proprio perfetto, nel senso che non si veda che c'è questa cera, bisogna farci un po' di pratica, e credo loro siano ormai bravissime, bravissime davvero. Comunque penso più o meno ci siamo. Un esperimento, quindi vediamo che cosa ne esce. Ok, effettivamente secondo me ci vuole molta molta pratica, poi ovviamente andiamo a coprirlo con il trucco, quindi non si vedrà così, però credo che ci voglia molta molta pratica per diventare brave come loro, perché non è affatto semplice. Mi sembrava più semplice a vedersi dai loro tutorial, dai loro get unready with me, ok? Comunque capisco il funzionamento di ciò, perché effettivamente ti alza il naso. Io adesso so se il mio profilo sia decente, probabilmente non lo è, però riesco a capire che se hai un naso molto piatto, un po' più appunto asiatico, questo ti aiuti a rialzarlo. Su di me sta malissimo, ma andiamo oltre. A questo punto andremo ad applicare un primer che è molto molto amato in Asia. Questo è il Blanc Divin di Givenchy, ed ha due caratteristiche che in Asia si usano tantissimo. Uno, ha un fattore di protezione 50+, loro sono molto molto attenti appunto alla protezione solare, e usano protezione solare sia in estate che in inverno molto più alta rispetto a noi in linea generale. Fanno bene, devo dire la verità. E poi è anche schiarente, quindi un'altra cosa che va molto 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 di moda in Asia
e schiarirsi la pelle. Non riesco a capire perché. È rosa, vado a stenderlo ed è naturalmente un primer, quindi credo di averlo applicato anche sullo scotch. È un primer, quindi andiamo ad applicarlo prima del fondotinta. Su di me, che sono molto chiara, non si vede molto l'effetto schiarente, ma vi garantisco che c'è. A questo punto, fondotinta, loro usano dei fondotinta un pochino più chiari rispetto alla loro carnagione, anche qui perché in Asia, in Cina, va molto di moda schiarirsi il viso. Io quindi vado ad utilizzare, questo è il fondotinta Dior, Backstage, e vado ad utilizzare una tonalità che è notevolmente troppo chiara per me, apposta appunto per andare a, lo vedete che è molto molto chiaro, apposta per andare a mimare questo effetto schiarente, questo effetto molto chiaro sulla pelle. Speravo si vedesse di meno la cera, ma devo dire che si vede. Non è semplice, pensavo fosse più facile andare a renderla invisibile. Comunque poi alla fine del video vi farò vedere anche l'app che spesso utilizzano, perché i video che vediamo sono comunque filtrati da un'app ed è lì che la zona del naso viene comunque amalgamata un po' meglio e la cera si vede di meno. Comunque anche qui si vede parecchio, ma è molto molto difficile da sfumare, vi devo dire la verità. Ho usato cere per effetti speciali nei miei video per Halloween, carnevale eccetera, ma questa è difficile da usare. Ok, adesso con la cipria traslucida, questa di Make Up For Ever, vado a fissare il fondotinta. Mio Dio, no, veramente. È un po' un fail questa applicazione della cera, non mi soddisfa. Passiamo direttamente agli ombretti e vado a prendere la Naked Cherry di Urban Decay. Spesso loro hanno questi ombretti aranciati, rosati, chiari. Quindi vado ad iniziare con Juicy, che è questo pesca rosato. Lo stendo sia sulla palpebra mobile che nella piega. Ora vado a prendere questi sticker che, se mi seguite dai tempi di quando sono stata a Tokyo, avevo comprato a Tokyo e sono riuscita a reperirli nuovamente, e questi sono dei piccoli sticker con lo scotch bilato che si vanno ad inserire nell'occhio a mandorla per renderlo subito più grande e un pochino più rotondo, quindi vanno molto 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 di moda in Asia. Infatti quando sono stata a Tokyo non ho avuto problemi a trovarli subito. Eccole, non so se riuscite a vederla, è super super sottile e completamente trasparente, e vado a stenderla, vado ad applicarla nella piega. Beh, effettivamente anche a me, che comunque ho già gli occhi giganti, li fa sembrare ancora più grandi. Non vedo tantissima differenza, a dire la verità, appunto perché se non hai l'occhio a mandorla è difficile vederla, però quest'occhio mi sembra già un pochino più grande. Andiamo ad applicare anche l'altra. Anche se io non ho i tratti tipicamente asiatici affatto, difficile perché si incollano sulle dita. Ok, con un po' di difficoltà, ma ho steso anche questa. Ok, a questo punto vado a stendere il mio eyeliner. In tutti questi video loro hanno un eyeliner ben definito che allunga ancora di più l'occhio, quindi andiamo ad usarlo anche noi. Questo è il Roller Lash di Benefit ed è l'eyeliner liquido con cui mi sto trovando molto bene nell'ultimo periodo. Ho cercato di farlo più allungato possibile e ovviamente non è venuto un granché, non sono per niente abituata a farlo così lungo. Comunque, adesso andiamo ad applicare le ciglia finte, perché loro hanno sempre 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 in questi video trasformazione le ciglia finte, e vado ad usare quelle di Benefit. Queste sono le Real False Lashes Pin-Up Lash, anche la confezione è molto carina, e questa invece è la Invisible Lash Glue, quindi la colla per ciglia finte. Ok, sono un po' rigide queste ciglia finte e non sono sicuramente tra le mie preferite, comunque le abbiamo attaccate. Adesso non ci resta che andare ad applicare il mascara sulle ciglia inferiori, perché loro ne hanno sempre in abbondanza. Vado ad utilizzare l'Unlimited Mascara di L'Oreal, che è quello
che ha lo scovolino pieghevole, quindi è la prima volta che lo uso, quindi andiamo a sperimentare insieme con me. Di norma gli scovolini così pieghevoli mi piacciono molto, sono molto comodi. Questo però un pochino troppo grosso secondo me, ma non è male. Sicuramente pettina bene le ciglia e non fa grumi, e questo ci piace. Ok, poi, allora, loro naturalmente non vanno a stendere matita all'interno dell'occhio perché altrimenti lo renderebbe più piccolo, quindi non avrebbe senso, però vado a definire le mie sopracciglia. Se avete notato in questi video, loro tendono ad avere le sopracciglia molto dritte, quindi cercherò di andare un po' a ricreare questa forma di sopracciglio, anche se, ripeto, non è esattamente la mia forma di sopracciglio, ma ci proviamo, vediamo che cosa viene fuori, è proprio un esperimento questo. E io non ho matite sopracciglia così scure come quelle che utilizzano loro, che sono praticamente nere, quindi vado ad utilizzare questa di che è in realtà una matita occhi, che è di Collistar ed è marrone molto molto scuro. Credo che su di me risulterà quasi nera. Andiamo e vediamo che cosa ne viene fuori. Ok, io ci ho provato, ragazzi, ci ho provato, non sono uscite esattamente come speravo, nemmeno le sopracciglia. Tra l'altro questo video è un po' un fail, ma pensavo fosse più facile. Oh, fanno veramente un gran lavoro di trucco e di effetti speciali per raggiungere quei livelli di perfezione, o comunque per cambiare il viso in questo modo, è incredibile. Poi a questo punto non ci resta che andare a disegnare le nostre labbra. Vado ad usare prima una matita nude rosata e cerco di non ingrandirle troppo perché le mie sono parecchio voluminose. Ok, molto bella questa matita, ha un bellissimo colore, è di Dea Beauty ed è il colore Afrodite. Ci piace molto, devo dire, vorrei iniziare ad usarla anche al posto del rossetto, molto carina. Comunque, adesso sopra, visto che loro le labbra le hanno sempre un po' shiny, un po' glossy e un po' aranciate, vado a stendere questo che è un lip tattoo di Dior e il numero è il 341. Ok, mia family, io non mi sembro me stessa, comunque il nostro tutorial è completo, questo è tutto quello che loro fanno per ottenere quell'effetto veramente pazzesco e, cioè, non lo so, non mi sembro io, mi vedo veramente veramente strana, che cosa ne dite voi? Ho cercato di ricreare il più possibile i tratti, lineamenti eccetera, ma ovviamente non è facile, io sono completamente diversa, i miei lineamenti sono tutto tranne che asiatici, credo. Comunque, a parte il naso, sono abbastanza soddisfatta, il naso non mi convince, non mi piace, però questo è il nostro risultato finale. Adesso andremo a vedere Meitu, un'app molto molto famosa in Asia, e andiamo ad utilizzare i filtri che utilizzano loro e andiamo a vedere come ottengono quel risultato da bambola, così da porcellana, ecco, da bambola di porcellana con un viso perfetto. Vediamo che cosa ne esce. Ok, andiamo ad aprire l'app che si chiama Meitu, che probabilmente non pronuncerò correttamente, è comunque un'app molto popolare in Asia, la usano moltissimo in questi video trasformazione, quando vedete questa tipologia di video tantissimo lo fa anche appunto l'app, i filtri eccetera eccetera. E vi faccio vedere, mi sono resa conto dopo che l'audio non lo stava registrando, comunque vi faccio vedere la differenza. Se io ho utilizzato questo filtro che è tra i recommended, che è un filtro molto utilizzato proprio perché, vedete, ti ingrandisce gli occhi e ti rimpicciolisce il viso, quasi più che assottigliarlo te lo fa diventare quasi appuntito, molto appuntito, è questo che va molto di moda, e ti ingrandisce tantissimo gli occhi, quindi ti dà quell'effetto proprio bambola di porcellana e ovviamente anche alla pelle dona un aspetto migliore. Poi qui stavo giocando con altri filtri, però guardate l'effetto, appunto, occhi grandi, quasi un effetto alieno, ti rimpicciolisce un po' il naso e ti rende il mento molto più appuntito e il viso te lo assottiglia tantissimo. Ok, adesso non ci resta che andare a togliere il tutto, a fare questa trasformazione al contrario, proprio come fanno loro. E quello che stavo aspettando dal primo istante, ragazzi, era poter inserire questo cacciavite nel naso e andare a rimuovere la cera. Oh mio Dio. Oh mio Dio.
ragazzi e ragazze, questa era la mia trasformazione e la mia detrasformazione. Spero vi sia piaciuto questo video. Per me è stato un po' un fail perché mi aspettavo fosse più semplice, veramente veramente difficile fare tutto quello che fanno loro, è un lavoro di molto è un grosso lavoro, quindi fanno veramente tanto 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 in queste video trasformazioni, non pensavo. Al contempo però mi è piaciuto molto, mi sono divertita perché è stato diverso, non avevo mai provato una cosa del genere ed è stato strano anche vedermi così. E quindi spero che vi sia piaciuto questo video, questo video transformation, e noi ci vediamo domani con un nuovo video, perché questo video vedrete giovedì, quindi venerdì c'è un nuovo video. Bacio, ciao.